amo molto i cani. Sono i miei migliori amici. Esistono tantissimi tipi di cani nel mondo. E oggi impareremo qualcosa su una razza in particolare. Il Chihuahua. Bravissima, Cici! La razza a cui appartieni tu. Il Chihuahua è il cane più piccolo del mondo. Pensate che pesa appena tra 1 e 3 kg, o se preferite tra le 2 e le 6 libbre. È così piccolo che può stare dentro una borsa. Tuttavia, non dovrebbe essere trattato come un giocattolo soltanto perché è piccolo. È un cane attivo e necessita di regolare movimento. Gli piace un po' di tutto: i percorsi a ostacoli, gli esercizi di agility, le lunghe passeggiate e le serate tranquille sul divano. Il Chihuahua è un cane allegro, sveglio, vivace e anche molto coraggioso. Esattamente come gli altri cani, anche lui è molto attaccato e devoto al suo padrone. I Chihuahua sono soliti difendere a gran voce la loro famiglia e il loro territorio dagli intrusi, per poi, una volta passato il pericolo, accovacciarsi in grembo a quegli stessi intrusi per farsi coccolare. Sì, lo so che a te piace sia abbaiare che farti coccolare, Cici. Esistono due tipi diversi di Chihuahua: a pelo lungo e a pelo corto. Il primo è caratterizzato da un mantello setoso e ovviamente lungo, una piccola criniera e una coda bella folta. Il secondo è caratterizzato da un mantello più corto, sia sul corpo che sulla coda. Se vogliamo fare un esempio, Cici, tu sei un Chihuahua di color crema a pelo corto. Sì, sì, tu sei molto elegante. Il Chihuahua può avere tantissime combinazioni di colori. Le sue caratteristiche peculiari sono orecchie grandi, naso piccolo e appuntito e occhi piuttosto grandi e rotondi. Il suo tratto distintivo è la testa a forma di mela, anche se esistono esemplari con la cosiddetta testa di cervo. Quanto sono carini! È la razza da compagnia per eccellenza e ha una lunga aspettativa di vita che può arrivare addirittura fino a 14 anni. Il Chihuahua prende il nome dall'omonimo stato che si trova in Messico, dove la razza fu scoperta nel 1850. Mi raccomando, attenti che non prenda freddo! Questo cane in miniatura non è fatto per le temperature rigide. Se vivete in un posto molto freddo, cercate di coprirlo con un cappottino o qualcosa di caldo in inverno. Una bella corsa nella neve va bene anche per i cani più piccoli, che si divertono, ma a patto che siano coperti e non stiano fuori troppo a lungo. Allora, vi è piaciuto il racconto? Sì! Anche a me piace molto imparare cose nuove sui cani e il Chihuahua è una delle mie razze preferite. Kitty Cane.